Ciao a tutte e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Allorissima, video di oggi è progetto smaltimento rifiuti 2024. Esatto. Quindi tutti gli anni ormai noi torniamo, sì. Sapete che ci è piaciuto tanto questo progetto e continuiamo a portarlo avanti. Yes. Io direi poche chiacchiere, anzi una chiacchiera iniziale, cosa abbiamo sugli occhi? Allora, tanto lo dice lei, vai. Ah, la Royal Europe per quanto riguarda la parte matte Bordeaux di Nomad e invece per quanto riguarda la parte degli shimmer ha utilizzato la palette Devour di Unearthly. Sono stata brava. Bravissima. Che tra l'altro, se volete la Devour, noi l'abbiamo comprata nella box che dovrebbe essere ancora disponibile su Monolith, forse, sì. Ma è uscita anche la palette Basta, se vi dovesse piacervi voleste solo la palette e non tutta la box. Io invece sui miei occhi ho utilizzato la palette del MAR del brand Davini. Poco chiacchierato, però molto bello, devo dire, mi sono trovata bene. Ce l'ho anch'io, vero? Sì, l'abbiamo presa in offerta su Monolith. E perché l'avevano messa super scontata e per me quello è stato... Una bella spesa. Mi sono dimenticata che gli dovevo portare una cosa, ma tanto stasera siamo assieme così gliela do. Ok. una palette da provare. Ah, ok. Così se lo ricorda lei che è sì, più bello. Brava. Allora, partiamo. Vai. Primer, io porterò a smaltimento, appoggio qua, questo di Glam Glow, che non mi piace. Ve l'ho già detto, non mi piace. Carina l'idea, c'è anche la spatolina dentro. Poi alla fine mi trovo sempre a pigliarlo, magari con l'unghia che faccio prima. Sì, perché sennò tutte le volte la spatolina la devo pulire. Invece l'unghia è sempre pulita perché mi lavo le mani prima di truccarmi e ve lo porto a termine perché non mi piace. Brava. Io invece ho preso questa del Amish, che è una base glow, strano. E tra l'altro è buona, cioè tra l'altro ha un SPF da 50+, quindi è ottimo anche come protezione solare, insomma. E sempre il primer per occhiaie di Rude, vediamo se lo finisco. Alla fine mi sa che questo qua ve lo spataccherò tutto quanto in faccia. Così con un paio di volte si finisce. Sì, perché non mi piace. Fondo. Tu hai anche questo. Io ho anche questo che mi ha appena dato perché noi è lo stesso giorno, quindi non si direbbe, però è così. No, no. Spoiler, lo stesso giorno. E mi ha dato questo di Pixi, by Petra, sì. E niente, tanto ce n'è pochissimo, penso che... Sì, non si vede, però lo finisco perché io lo uso come base, così lo finisci prestissimo. La luce. Fondotinta. Parto subito, tac, ve ne metto due di botta quest'anno. Power Fabric di Armani, è quello che indosso su oggi. In realtà sembra scurissimo, ma poi è meno scuro di come sembra. Un po' più scuro della mia carnagione lo è, però questo c'era in offerta, Sephora aveva due colorazioni, questa è la più chiara, quindi l'ho pagato 28 euro, quindi ho detto vale la pena provarlo. È già qua. Sono già a questo livello, quindi sopra la scritta Power. Tecnicamente questo è il Power Fabric Long Wear High Cover Foundation. Non mi piace. Lo spacciano per adatto alle pelli grasse. Io lo uso, si deposita nei pori, si deposita in tutte le lineette, le pieghette. Brutto, con qualsiasi primer l'abbia provato sotto, non fa per il mio tipo di pelle. Ne avevo sentito delle recensioni, onestamente non entusiaste. Ah, okay. Quindi l'avevo comprato, avevo visto le recensioni, perché prima ho comprato, poi ho visto le recensioni, genio. Quindi io mi trovo concorde con le recensioni altre che trovate in giro. Secondo me non è stupendo. Poi, altro fondotinta, quello di MAC. Questo qua è l'NC13, questa è proprio la colorazione perché sono la testura e l'ho provato. Studio Fix Tech Cream to Powder Foundation. Questo non è male come fondotinta, è un po' pesante. Quindi, questo a dire il vero non mi dispiace. Se applicato poi con le spugnettine più rigide, tipo questa, io questa l'ho usata due volte, poi essendo sporca e non riuscendo a lavarla, mi sa di attaccarmi dei germi sulla faccia, quindi non la uso più, ma ho comprato delle spugnette apposite, tipo quelle per i cushion, che mi dovrebbero arrivare, così le userò con quello, perché quelle sono lavabili. E l'ho già usato un po' di volte, è un po' pesante, e ha fatto tipo condensa sullo specchio, pur non mettendolo io... Io non lo tengo in un ambiente umido, però non mi dispiace, pesante, ecco, questo sì, è un pastone. Se avete molte discromie, molta problematica, quindi rosacea, questo è adatto, perché vi copre il mondo. Su di me, che non ho tante discromie, ho soltanto un po' i pori dilatati e la pelle oleosa,
E non ne ho quasi nulla di discromia, un brufoletto ogni tanto, ma col correttore si copre. Questo risulta un po' pesante, però metto in uso, non è male. Diciamo, non mi dispiace, cioè mi piace più di questo. Io invece finirò quello di Becca e poi già che dà il suo Good Apple l'ha detto, quindi penso che metterò in auge anche quello, perché poi sì, ne ho un altro aperto che voglio finire, però l'ho lasciato a casa perché tendevo prima a finire quello, quindi non lo vedrete subito per questo motivo, perché non lo sto usando. Questo qua, come vi ho detto, è alla E e quindi penso che nel giro di poco si finisca. Non mi piace particolarmente Ma... perché non mi convince. Non mi convince Non c'è stato un perché blocco, no, non è, stavo eh. pensando come non, cioè, come parlarne in maniera semi-positiva, perché non è male, tra l'altro secondo me non è più in produzione, quindi che non l'avevamo preso quando da Sephora ormai, Sì, stavano dismettendo sì, Becca. è molto pastoso Ah, e quindi a me questa cosa un po', è sì, pesante. non mi piace, anche se ne uso poco, quindi Quindi lo non... è finisco e come il MAC, basta, non è male, però è troppo pesante. sì. Cioè, proprio troppo coverage. Poi non dura 24 ore, come promesso. Neanche il Quindi. MAC. E niente, Dura quindi non. abbastanza il MAC, a dirlo, però non No, 24 ore. mi però 24. Poi, Correttori, correttori. E il poro. già usati, a dire il vero, io poi le scatole in realtà le posso anche cestinare. Sentirete dei Fate rumori, TikTok. guarda. Vai nel. A posto. E correttori, ne ho messi due. Uno anche comprato recentemente, ma ero curioso come una scimmia. Ah, questa era una mini size del NARS che mi era arrivata. Oh, c'ho la luce divina che mi illumina. Sono le bacie belle? Esatto. Mamma mia. Adesso devo prendere un attimo di... Questo qua di NARS è il Radiant Medium One Custard. In realtà io lo trovo abbastanza chiaro. È un po' aranciato, quindi lo uso nel contorno occhi, soprattutto nella parte dove ho la vena Aspetta, verde. un contorno occhi dove lo usa? Niente, può Cosa? essere anche un contorno occhi il correttore, quindi No, dove lo lo usa? uso nel Il contorno contorno occhi. occhi. Perché è un contorno occhi il correttore? Perché si usa anche nel contorno occhi, Ah! quindi fai bene, lo uso nel posto No, però non giusto. lo uso per Sì, le sul discromie. viso. Non è male. Va a coprire. Mamma mia, sta luce però mi sta. Vedrete tutta l'inquadratura sfasata perché c'ho la luce rispetto al solito che Mamma abbiamo la mia. finestra di lato che. Esatto. E mi illumina. Beh. Fa niente, ormai non ci abbiamo voglia. Io perlomeno non ho voglia di alzarmi andare ad abbassarla. Continuiamo a girare, facciamo finta di niente. Tanto solo do fastidio a lei io perché mi devo alzare. No, ma non mi dà fastidio agli occhi, mi dà fastidio vedere lì che c'è questa rifrazione Mamma strana della mia, ma luce. se sai, sembri quasi un angelo cherubino. Wow! Vabbè, andiamo avanti. A proposito di Radiant, vedete? Non è male, non è male, è una mini size, quindi la finirò subito. E poi questo che era decantato tantissimo da alcune ragazze sul gruppo Telegram. Telegram, se volete Telegram, se scrivervi, volete noi iscrivervi trovate sempre il link in sarebbe info sempre box. piacere. E me l'aveva consigliato Giada. Questo è il Pro Long, no, il Pro Light di Mesauda nella colorazione C30. È bellissimo. Brava Giada, Grazie. E grazie. avevano detto provatelo, provatelo, provatelo. Angela, provalo, tu che hai la pelle grassa, che vuoi un qualcosa di che sia leggero ma coprente. È vero, è leggero, è impalpabile, è sottilissimo ed è coprente, non segna il contorno occhi e lo illumina. È bellissimo sto coso di Mesauda perché in realtà io l'ho già iniziato ad usare. Ora sembra nuovo, però è tipo la sesta volta che lo uso, quindi un po' un'idea me la sono formata. Stavolta. Beh, da inizio anno. Poi sono stata malata, mi sono truccata sei Brava, volte, quindi faccio presto a contare. Però è magnifico, mi piace tanto. Quindi questo è un papabile ricompro come quello di Clio. Quello di Clio è più coprente ma un po' più pesante. Questo qua è lievissimamente meno coprente, ma è leggerissimo, quindi piuttosto lo si stratifica. E poi ha un prezzo piccolo, quindi cioè piccolo per i correttori ad oggi quanto stanno iniziando a costare i cosmetici. Quindi mi piace molto. posto? Sì, ma mentre faccio recensioni di prodotti mi sento carica. Fai benissimo, anche perché almeno se possiamo essere un po' d'aiuto come lo sono state le ragazze per noi, ben Sì. venga. Io sempre porto avanti Che è fenomenale, però. Il cosa? natasciona. Una tasciona? Sì, no, è buono, è un ottimo prodotto. Diciamo che forse per la mia cara secca è un po' troppo secco.
cioè la secca un po' di più. Sì, magari Quindi mi io devo metterci un adatto. buon idratante sotto, però per chi soffre di pelle un po' grassina Magari per andare a correggere gli scrumini. Io l'ho usato per correggere gli scrumini è anche. ottimo. Ma io sono perfetta, non ho tante Sì, discromie, va cioè nel bene, il cervello ce senso. l'ha, gli scrumini. A parte quando mi escono dei figli, come si suol dire, è nato un bimbo. Esatto, almeno qua si dice così tra le nostre amiche, abbiamo sempre detto così. E è buono, basta, finito. Breve recensione. Poi, Cipria. cipria. Ah beh, intanto sempre là. Ecco, Allora, cipria. 25 inizia lei. cipria io. Infatti. Perché? Mettetevi comodi per la cipria. Allora, Nabla, l'avete già vista. Vado avanti, ormai questa qua la finisco perché tra un po' Brava. si sgretolerà anche, la conserverò un po' e poi inizierà ad aspargersi in giro ovunque, quindi basta. E poi, sempre lei, perché per il contorno occhi adesso che ce l'ho un po' molto secco, perché più vado avanti con l'età più divento Ah secco. sì? Non l'avrei mai detto. Questa è fenomenale, la RCMA per Translucent. Per il contorno occhi secco la trovo, è un barattolo infinito, quindi o la comprate in quella in taglia mini o la prendete da dividere in tre, perché quel costo non costa neanche tanto, costa di davvero poco, però capisco perché la amano i truccatori, perché per il contorno occhi è fenomenale. E poi l'ho provata e vi dirò che purtroppo sta modificando la sua Quindi composizione bisogna finirla. e la stavo tenendo proprio, no, perché la voglio usare più in matrimonio, poi ho cambiato la composizione, cosa usi per il matrimonio se non ti piala più niente? Questa di Too Faced, che non si trova più, La Peach la Peach Perfect. Perfect era la mia preferita, però sta cambiando, inizia a seccare eccessivamente, quindi a fare meno effetto pescato, più effetto deserto del Sahara, e quindi la finirò. Ok, io invece, quale metto? Indovinate un po'? La Glowish. Non ve la apro perché è sfrantumata, non so se si vede, magari nel video precedente della fine l'ho aperta, adesso non la apro perché insomma faccio fatica, la recupero tutto quello che è recuperabile perché com'è questa di Glowish? Ma onestamente rispetto a quello che mi aspettavo io no, cioè speravo fosse, non è male, però io mi aspettavo, essendo Glowish, mi aspettavo il glow. Di glow non ne ha tanto. L'ho anche già ricomprata. Secondo me l'ho comprata anche nell'ultimo ordine perché non è male. Però non è glow, non è il mio glow. La mia cipria del cuore è un'altra che costa 2 reni e mezzo. E quella ce l'ho e ce l'ho diverse taglie e ce l'ho in una palette. E secondo me prima o poi mi compro anche la versione grande, non mi interessa, perché quella è veramente la mia cipria del cuore, e quella di Hourglass. Quella è veramente glow ed è leggera, sottile, bellissima, una polvere magnifica schiuma. Ok, poi Base, altra, bronzer. bronzer. Bronzer non si finisce mai. Questo è un bronzer infinito, che è quello di Nabla. C'è pure scritto tutto made in Italy. Lo porto avanti. Vediamo se alla fine di quest'anno non è finito. Poi ciao, perché sono 2 anni che lo porto avanti e non finisce. E ho messo anche il padellone di Kiko. Ancora. È il suo? Sì, perché si Si vede. vede, brava, si vede. L'ho usato, ma si vede che è praticamente nuovo. Cosa ne pensi? Mi dispiace. No, non è Non lo male. trovo male io. Cioè, un po' rossastro Esatto, forse. proprio quello che stavo per dire Però a io. me è che piace andare a scaldare l'incarnato. Per te sì. Io, perché io poi sono sbiavida. Quindi essendo sbiavida, come si dice qua, cioè che è quel Sì. bianco semimalato, lo sbiavido. E struccata, io sono molto bianca. A Quindi a te piace proprio me non questo dispiace color perché caldo. va a scaldare un po' il mio A me invece i caldi incarnato. non stanno benissimo, secondo me. Perché sei olivastra. Sì, quindi vabbè, comunque. Ma noi che parliamo come se fossimo in un Perché salottino. per noi è come stare tra amiche. Sì, È quindi noi sempre stato parliamo così, così, quindi. perdiamo i fili dei discorsi. Me lo sono dimenticata, però lo rimetto nuovamente perché mi Nuovamente. piacerebbe finirlo, anche perché se dovesse iniziare a staccarsi dalle pareti, una base all'altra, mi dispiacerebbe perché è un ottimo prodotto, quindi voglio finirlo. Ok, adesso passo ai Vai, bronzer. bronzer. Bronzer, tra cui c'è in realtà poi anche una cipria. Però, fa niente, noi facciamo un po' così le cose fatte male. Che è anche zozza, perché è giusto così, perché lo stavo già usando ed è questa bellissima palette di Physician Formula, comprata a un prezzo bassissimo, quindi se la trovate io la consiglio. Uno perché, da non credere, ma io non pensavo fossero così pigmentati i colori. C'è anche un pennello che non uso, però esiste.
Beh, però non è male, serve No, è per fare il bello. contour. Ne Sì, però non provo ad abbiamo. usarlo, quindi non, è inutile che lo sporco che non per lavarlo fondamentalmente, quindi rimane là. Bello, poi dopo lo tolgo perché mi dispiace buttarlo, quindi lo recupererò. No, fate finta di niente, sono... Ed è questo trio, tra l'altro, che mi piace moltissimo perché a parte questa che è una cipria, però c'è una terra calda, fredda. Contour e Questa è bronzing. calda e questa è fredda. Io spesso cosa faccio? Mischio, perché a Perché me così piace viene fare... su, sorta Esatto. di neutro. Ma la cosa particolare è l'intensità di colore. Infatti, se non sto attenta, io faccio le macchie, soprattutto qua a volte mi accorgo che ho delle macchie. Quindi devo, Sono partiti perché a proposito dei dei bambini. bambini, altri bambini qua, perché è veramente, ve la faccio un attimo vedere, ma perché già che Però si sfuma anche bene, sembra. è sfumabilissima, però guardate che, cioè, anche se la Intensità. Bello. sfumi, l'intensità che lascia il colore, bello, Io ma ho non una palette credo, di Physician Formula che è ferma lì, non la sto toccando proprio perché. non odora di niente questa, a differenza delle No. altre, non odora, però devo dire la verità. Merita, se la trovate questo trio? Su Amazon molto spesso le Sì, mettono anche ma anche su scontate. Notino forse devo comprare, non ricordo. Sì, Ah, non. e poi aspetta, scusami. Metto anche una crema. Oh, la mia prima volta. Fa schifo perché l'ho già spatoccato diverse volte. Perché io questi poi non è che li regalo, li lascio a qualcuno. I pennelli con cui li prelevo sono puliti. Però, non, insomma, sono sempre pennelli, quindi sembra quello zavaglio lì sembra sempre sporco, cioè non so. Questi sono molto belli. Non credevo, per essere della Revolution, nel senso che l'ho comprata all'OVS, in un giorno di pioggia. No, non è vero. Andrea e Luciano Esatto, incontrano incontrano i la prodotti Revolution per in strada. crema di Revolution per caso. Però è veramente Bella, bella, molto bella. poi è più fredda quando la metti che Che la dal pan, cialda, sì. vedi, questa è più calda e questa è più fredda, Sì. si vede. Bellissima, devo dire un ottimo acquisto. Io non ho mai provato quelli di Charlotta. Ce n'è dei prodotti. Ah sì, c'hai i C'è puffettini. quello, Dicono che no, c'è quelli di anche Rare quel. Beauty siano validissimi, eh. Prima o poi, però intanto voglio smaltire questo perché insomma. Sì, lei li aveva presi all'epoca, c'era anche in un video dove lo dicevo, perché voleva approcciarsi ai prodotti in crema per base, avendo lei una complexion, Insomma. una base fondamentalmente secca, la Sì. pelle è tendenzialmente secca e quindi i prodotti in crema potevano far per lei. Tra l'altro io come li uso? Non stratifico, cioè non, ho visto diverse ragazze che mettono prima la crema, poi la polvere, poi ripassano con i prodotti per la base in polvere. Io non lo faccio, mi trovo bene così e continuo a fare così, cioè io metto il prodotto in crema, tampono col pennello proprio leggero senza strofinare la cipria e per me è Fine. fatto. Sì, anche perché è vero. E quindi diceva lì, voglio provare i prodotti in crema, Ed è. ma non spendere tanto, e quindi aveva preso Revolution. Se ti trovi meglio, tanto meglio. Sì, sono felice. Quando si riesce a spendere pagando poco, bello. Poi, Blush, Lush. 2, quest'anno 2. Ale, Olè, non no, è badiamo a perché stanno spese. invecchiando, Giusto, fai sempre quello. bene. Questo qua è il blush di sempre, colorazione Independence degli Skin Glazing di Nabla. Bello, caruccio, non male, infinito. Poi metto uno dei miei adorati, che È probabilmente finirò, l'ultimo. è l'ultimo. Dopodiché non credo che li abbia più H&M questa tipologia di blush. Un domani potrei andare a vedere, me ne ho talmente tanti che è il blusher un po' datato ormai di H&M, che però funziona ancora magnificamente, anche come colore. È questo qua, un bel... Quello che ho indosso è un bel terracotta nella colorazione Twiny Rose, me l'aveva dato lei e lo finirò Oh, mi perché squarta nuovo. E vedendo la sua faccia disperata dell'ho finito il mio blush, sì, gliel'ho regalato. Tanto ne ho tanti che se anche era nuovo. bellissimo. Blush, sedetevi. Perché quest'anno ho cambiato rotta. Ogni tanto la testa parte. Poi magari 20 anni cambio di nuovo. Il bello dell'essere volubili. Allora, questo qua andremo a finirla. Io questa palette la finisco. È una palette bellissima. Se in un futuro, non prossimo, riesco a finire più roba e dovesse riuscire un'altra edizione, io questa la ricompro. Cioè, non la ricompro solo perché è una marea di roba e ho diverse palette di cui di Natasha, ho una dell'Hourglass nuova che è lì che la guardo e dico prima o poi ti metto fuori. Quindi vorrei finire prima quelle che ho, però questa io ve la consiglio. Se non avete comprata, compratevela. Quindi questi. Quel poco che rimane, che tra l'altro il rosa pink era quello che pensavo di usare meno nella vita, e invece quello che sto finendo di più, e quindi vuol Che è dire che proprio sono bellissimo. incoerente all'ennesima Le potenza. Sì, polveri di By Terry sono esatto. stupende. E quindi quello lì è uno. Poi
Ho due di Charlotte che metto in una E ma quanti ne stai mettendo? nota. No, vabbè, non lo so. Quest'anno tu. Quest'anno blush, come se piovesse. Ma tra l'altro uno fa quasi da base d'estate, tipo questo. Che diventa cipria. Ma dove? Ma sono poco pigmentati. Cioè, scusa, tanto lo devo usare. Scusami. Cipria. Su di me è cipria questo. Ma adesso. È vero o no? Sì, ah, beh, è una seta. È bellissimo. No, su di me. È tenue però. Se lo usi Sì, cioè, d'estate ti fa da luminoso. su di Illumina. me si vede adesso, ma ha ragione lei. Cioè, io potrei usarlo come cipria, vedi? Con la mia carnagione. Mamma mia. Ragazzi. Quindi perché tenerlo? È bellissimo. L'ho scelto io questo colore così chiaro, quindi ne sono anche felice. E quindi questo è uno. Io posso buttare le scatoline? Sì. Posto. Questo è l'altro. Scusa, però quello è così poco pigmentato. Questo. Adesso lo proviamo, è nuovo, vedi? Questo qua, che ho da prelevato, così puoi vederlo anche te. Questo è anche un po' meno luminoso. Sì, scusa, Bello! questo sì, però non è ta. Cioè, scusate, ma l'intensità che ha nel pan, sti blush qua, perdonami. Guardate questo. È un bordò lì e diventa. Magari col pennello è diverso, eh? Guardiamo la differenza. Sì, Casino, parla del casino di mio figlio, poi c'è la terra. Sì, è più, vedi, è uguale. È uguale. Vabbè, fa niente, non mi interessa, sono felice, no, guarda, non è per anzi. te, è perché è Comunque, uno può strano. diventare quasi una cipria, quindi verrà sicuramente utilizzato. E L'altro è un l'altro blush, che invece. tra l'altro è uno delle mie colori che mi piacciono tanto, quindi sono felice. E poi c'ho la mano che sembra, boh, vabbè. E poi per Giulsi, un fundus, quello lì. Dulcis in fundo, Giù. dulcis in fundo, Lus, in fundo, in findus, Infindus, dulcis in fundo, Infindus, tanto sì, per non fare dulcis in findus, questo. non è pubblicità occulta, No, 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 perché no, ci stava della bene. Revolution, che è il Nemo Blush. Il gatto ci ha intossicato, però. Che è un bellissimo colore, mi piace molto. E come vi avevo detto, mi sto approcciando ai prodotti in crema, quindi ho messo questo che è un Sì, a Revolution in bellissimo. realtà sui prodotti in crema hai scoperto che. A me piacciono, guardate come sì, questo qua. Bellino, Sì, è bello, è bello. vero? Bello Corallino. Ma te l'avevo già visto anche indosso che stava. Va bene, vabbè, dai. A Voi posto. sentite anche la betoniera qua che ruzzola che è. Io ho la Ok, betoniera dei quindi gatti. diciamo che quest'anno sarà un anno in cui devo lavorare. Ora, A voi. 20 anni di video per due cose. Ah, io ho i Illuminanti, vai. illuminanti, quelli dell'anno scorso, quindi finisco il Becca. E non metterò nessuno in backup, si chiama? No. In Vabbè, smaltimento. comunque in sostituzione a questo, perché voglio finire questo, che mi piace da morire, quindi mi dispiacerebbe buttarlo. Poi, Andiamo. Prodotti sopracciglia? vai. Prodotti sopracciglia io devo smaltire. Voglio smaltire. Vediamo se riesco a fare, cioè, un casino. Tutum, tutum, sentirete tutto quanto tra. Caso, vai. Allora, questo qua che era il Eyebrow di Wannabe Blonde di Mulak. Mulak, non è male, è abbastanza scuro poi. L'unica cosa è che sta punta è terribile perché si Piega. sfeltra, si piega, Sì, è si è vero. aperta. Quindi lo voglio finire un po' perché è datato e comunque ha un costo, un po' perché la punta non mi piace. Quindi, a differenza dell'altro prodotto di Mulak che a me è piaciuto molto, questo qua, questo pennino, si è aperto totalmente, ma dopo poco. Quindi non è preciso, cioè fa un segnone netto, quindi lo vado solo un po', lo uso come riempimento. Sono andata invece già ad introdurre dalla fine dell'anno scorso questo qua di Ardell, che non gli avevo dato un fico secco, l'avevo preso su. È molto chiaro, dovrei prendere una colorazione un po' più scura, però ci disegno i peletti qua iniziali e ha un tratto, non lo vedrete mai perché è veramente chiarissimo, ha un È sottile, tratto sottile, molto delicato. proprio tipo pelo. Vediamo se adesso ve lo calco, adesso l'ho calcato, ecco, vedete, quindi è molto chiaro, però questo ha un tratto perché sono tante microsetole. Bella. È bellissimo, l'ho preso a 4 Ardell euro, poi è un brand che 5 costa poco, euro, sì, infatti. su notino. Se lo trovate, questo qua non mi ricordo che colorazione fosse. Vediamo se c'è scritto da qualche parte. Top. È molto chiara. Ok.
quindi magari una colorazione più scura, però questo se lo trovo in colorazione più scura è un prodotto che ricompro perché mi piace e poi porto a termine il mascarino di Catrice e ne ricomprerò un altro eccezionale. Io porto a termine il mascara di Anastasia, così vado veloce stavolta, e ho messo in ballo questo di Huda, che ha veramente una micromina. Mamma mia, è vero! Non so se l'ha riuscita a vedere. Super sottile. E fa anche un tratto, io lo metto a poco perché ho sempre paura che si rompa. È dura. Non è morbida, quindi bisogna, cioè è proprio fatta apposta per le sopracciglia e funziona bene perché è bella duretta, quindi a me, devo dire la verità, piace molto, non so neanche quanto sia lunga, però non la tiro fuori, ho paura che si rompa. E, no, è talmente sottile che se si rompe è un problema. E, ottima, questa comprata se la trovate, a me piace, dura tutta la giornata, non si sposta, se la trovate su Huda, sul sito di Huda l'avevamo comprata, io ne ho comprate due, ha veramente un prezzo irrisorio quando fa i super saldi, sì. Quindi prendetela. Poi, primer occhi. Sì, tanto facile. Si va avanti. Esatto, come sopra. Poi, eyeliner e matite. Ok. Vado avanti con quello di Crush. Anch'io, vado avanti con questo della C-Glam. Ah, vado avanti anche con la colla di Glam Shop. Vado avanti anche con questa matita e ho una nuova. Vai. Che è questa matita marrone di Nabla. Perché? Perché mi piace vincere facile. Ah, sì, ti manca poco. Però ho già l'altra scorta nuova. Perché queste sono le mie matite preferite in assoluto, ne ho mille colorazioni, ne sono aggiunte, ne sono venute fuori anche altre. Quella che mi manca e che devo assolutamente comprare perché la sto finendo e mi si è anche rotta è la blu, che è tanto così, e quindi altro colore che mi piace moltissimo usare. Poi mascara come sopra, finisco questo e sapete che io ho sempre il disturbo dei due mascara. Ho messo in utilizzo questa versione mini del They Are Real Magnet di Benefit, mi piace molto. Volevo metterlo anche io, non uso poi. Lo scovolino è bellissimo. E poi come fa? Come funziona? No, con la parte della calamita, perché puoi non usare è calamitato. La calamita, no? C'era, come no? L'avevano fatto tanto pubblicizzato che poi si può usare la calamita. No, magnet perché fa lo sguardo magnetico. Ah, oh, che tristezza. Non è calamitato. Io che mi informo bene sulle cose. <quasi vede. ride> No, però è lo scovolino. Allora, se avete una palpebra molto piccola e delle ciglia non molto... un po' sfigatelle. Sì, non fa per voi, ve lo dico già, perché è un elastomero con le setole molto piccole. Bella. Sembra tipo una palletta diamantata, sì. Perché le setole sono piccole, strane, piccole, esatto. Piccole e corte. Sembrano come quei mezzi di tortura. Esatto, e lo scovolino è molto ciccione, quindi non ve le prende bene, non ve le va a separare. Sì. Se avete delle belle ciglia, questo è magnifico. Ecco, sai cosa mi ricorda? Sai quelle mazze? Le mazze chiodate da tortura. Yes. Sì, ricorda una mazza chiodata da tortura, è vero. Però se avete delle ciglia un po' piccole, un po' corte, sfigatelle. Non tante, secondo me non fa per voi, perché lo scovolino è eccessivamente... Poi, X. Sì, l'ho messo anch'io. Finisco questo qua di MAC, che è il... è il matte in realtà, messo in questo qua, perché è la confezione di quello matte... che aveva la parte anche sì. Qua tutta satinata, si è rotto l'erogatore, erogava male, quindi l'ho messo qua, ma c'ha la parte matte perché quando lo shakero diventa opaco. Molta differenza dal Fix Plus di MAC normale? No. Beh, però, quindi... alla fine uno ti crede e li compra. Sì, esatto. Boccalone, no, come sempre. Poi io metto una nuova categoria, ma penso solo quest'anno perché è piccola, ed è questo qua. Perché? Perché sto cambiando. L'ho usata l'altro giorno, non so dove... Vabbè, magari c'ho anche un'altra mano. L'ho usata l'altro giorno e si sta indurendo. Sì, è vero. L'ho usata anch'io l'altra volta ed è un po' più... Si sta indurendo, si sta anche assottigliando, quindi significa che si sta prosciugando. E allora dico, perché devo... Non so neanche quanta ce n'è. Non tantissima. Vediamo. Se la porto a lavoro e mi ci trucco 2-3 volte, e una settimana la finisco. Sì, vabbè, posto, ciao, ho vinto. Una settimana te la devi mettere proprio... Sei tutta a posto del rossetto. No, vabbè, no, mi impegnerò a usarla in maniera corretta per non barare. Dai, ecco. Però questo è già che poi gli metto la combo perché c'ho anche il suo rossetto, così magari finisco anche il suo rossetto. I rossetti mi piacciono molto, quelli di Marc Jacobs, tanto piccolino, sì. Potremmo farcela.
A posto, finish. Abbiamo finito, farò un video lunghissimo. Bene. Come sempre. Mettetevi comode. Sì. Come siamo noi, ho detto, per noi è un caffè con voi. È un caffè tra amiche. Benissimo, noi con questo vi ringraziamo. Grazie infinite di averci supportato fino ad oggi. Grazie, grazie infinite. Supportato soprattutto perché sappiamo che sappiamo essere pedanti. Quindi grazie infinite. Poi, che dire, se qualcuno si trovasse a passare dal canale e volesse anche iscriversi, neanche dirlo, gioia nel corazon, assolutamente, una spolliciata in su se il video vi è piaciuto, attivate la campanella per evitarci, però non è una bella cosa, o rimanere aggiornati, e questo è il punto più bello, e un commentino nella sezione commenti, sempre garbatamente. Noi vi mandiamo un mega gigantissimo bacio e speriamo di rivedervi in un prossimo video. Ciao!